Perfetto ragazzacci, allora possiamo continuare su Outriders. Io ho ripetuto qualche livello per raccogliere qualche arma a livello mondo 6, giustamente. Possiamo andare avanti con la storia, possiamo andare avanti con Outriders in collaborazione con Koch Media Games, dove li ringrazio veramente di cuore per avermi dato la possibilità di portare anche questo titolo sul mio canale YouTube. Quindi prosegue la collaborazione con Koch Media Games su Outriders. Grazie ancora a Koch Media Games, Square Enix e un ringraziamento a tutti i miei iscritti sul canale YouTube. A questo punto direi che possiamo proseguire, direi che possiamo proseguire. Vediamo cosa ci attende più avanti, perché ora sinceramente sono un po' curioso, anzi diciamo più di un po', sono curiosissimo. Vediamo se bisogna... Ok, andiamo di qui o di lì adesso, dove andiamo? Vediamo un attimino, perché qui c'è un... Vediamo un po'. Vediamo un attimino. Debito saldato. Oh Cristo, mi hai salvato. Ecco, questo è per te. L'ho fatto io. Niente male. Insomma, Tuo nonno ne sarebbe orgoglioso. forse come ho ripetuto la missione, ripetendo le missioni, forse ho raggiunto C'è l'obiettivo. qualcosa di Vabbè, nascosto nella tua famiglia. comunque, Giuro, andiamo ero... avanti con la storia principale. Del resto, non ci interessa. Insomma, ecco. Allora, dove si va? Si va qui? Non sono sopravvissuto alla guerra, alle malattie e alla lotteria solo per farmi mangiare e cagare da un insettone. Vediamo un po'. Vediamo un po', ragazzi. Vediamo cosa c'è da fare. Interessante. Interessante. Sì. Molto interessante, vediamo, eh. Veramente molto. Non so cosa succederà adesso qui, lo scopriremo, perché non è che insomma, cosa vuoi? Non ho ben capito cosa cerchi. Ok, cercherà sicuramente di buttarmi giù, su questo non c'è ombra di dubbio. Voi dite che è il caso di continuare a livello mondo 6, ragazzi, ma... Stiamo calmi. Stiamo calmi. Questo qui, ragazzi, è un po' grossetto, devo dire. Non si lascia buttare giù così tanto tranquillamente. O almeno così sembra. Va bene. Ok. Cosa mi dai come loot? Nulla di importante. Non credo che sono riuscito ad ottenere. Ah no, invece. Vediamo un po', eh. No, perché qui ora. Insomma. Al momento resto come sto, vai. Sì, al momento voglio restare in questo modo. Ho visto che purtroppo abbassano molto i parametri poi dell'energia. Sì, mi aumenta un po' di più la corazza, però con l'energia, insomma, non è che sono messo benissimo. Allora, prima di far rifornimento, vediamo se c'è Tu qualcosina da Lucio, fare qui. sei in questa foresta da un po', vero? Sì, ho visto questo posto nascere dal nulla.
Questa gente ha abbastanza preoccupazioni. Non mi serve un altro mostro. Ah, ok. Sembra che tu sia piuttosto abituata ai mostri della zona. Altra robaccia di cui occuparmi. Oltre a trovare cibo e acqua e assicurarmi che questa gente dia una lavata ai propri vestiti. Ah, ok. Va bene. Il tempo occuparmi delle bestie mangia uomini è divenuto un altro punto della mia lunga lista. Non te la prendere, dai, ti do una mano io. Se riuscirò a sopravvivere, perché la vedo un po'. La vedo un po' complessa. Qui cos'è? Cosa abbiamo? No, lì una missione secondaria. Io vado avanti per il momento. Per il momento vado avanti. Poi tanto le missioni secondarie possiamo riprenderle in qualunque momento vogliamo, insomma. Ecco, qui abbiamo una cassa, ragazzi. Qui abbiamo una cassa. Ah, però niente materiali. Ok. Andiamo su? Andiamo qui, ragazzi, che dite? È la traiettoria giusta? Vediamo. Calmi. Calmi tutti, eh. State un po' tranquilli perché ora qui bisogna far tutto per bene. Bisogna far tutto per bene. A posto? Ok, vai. Vai, Outrider, vai. Un'altra cassa, no, però non si può pensare subito alla cassa con questi nemici che arrivano da qui a livello mondo 6 comunque, quindi non stiamo abbastanza tranquilli. Quest'arma, se la potenzio, secondo me può fare abbastanza danno, eh. Già adesso si comporta abbastanza bene. Ah, ho ottenuto due paia di stivali. Non uno ma due. Ok, cosa abbiamo qui? Cassa di rifornimento munizioni. Qui in alto invece. Ah, bene. Bene. Io dovrei affrontare questo a livello mondo 6. Ma ci proverò una volta, ragazzi. Non vado oltre, ve lo dico. Non vado oltre perché wow. Vediamo un attimino, sì, ok. Bene. No, dai, però non puoi fare questi attacchi balordi in questo modo, eh. Non può, no, vabbè, non potrebbe, diciamo. Poi li fa e non possiamo dire assolutamente nulla, ecco. Vai, un po' di ripristino di energia, non guasta. Dobbiamo essere veloci qui, ragazzi. Qui ci vuole velocità. Sì, vabbè. No, ragazzi, non posso affrontarlo a livello mondo 6 questo qui. No. Non se ne parla. Mettiamo 5. Al momento mettiamo 5, poi poi vediamo. Affrontiamolo a livello mondo 5, poi tranquilli, tranquilli, insomma. Cos'è qui? Una volta abbattuto lui possiamo rimettere 6, ma adesso che già a 5, vabbè, no, a 5 credo che posso farlo, eh. E ragazzi, uno solo gestisce qui il livello di difficoltà. Se non si riesce ad andare avanti, non è che posso continuare a fare il gameplay per 20, 26 ore con quel livello di difficoltà, insomma, eh. È molto resistente quello lì, cosa devo fare? O a meno che, no, no, facciamo una prova, anzi, va. Voglio fare una prova, ragazzi, sì, sì. Datemi il tempo che sistemo questi, eh. Datemi tempo che li sistemo. Sì, ora. Allora, faremo una prova, eh. Farò una prova a livello mondo 6. Ora faccio un po' di test nel gameplay, no? Faccio un po' di test nel gameplay, ragazzi. Livello mondo 6. Proviamo
con il fucile a pompa. Proviamo con il fucile a pompa l'approccio com'è, come sarà. Insomma. Ok. Proviamo, eh. Sì, vabbè. No, ragazzi, l'approccio sembrerebbe abbastanza interessante, non è che con il fucile a pompa leggendario, insomma, qualcosina si sta facendo, ma nulla di come si può dire, concreto, ecco. Nulla di concreto, eh. Proviamo ancora qui. Che bello. Sto provando ad approcciarmi nel livello mondo 6 totale, ma forse credo che non è ancora il momento. Credo, poi tranquilli, posso anche sbagliare, però. Comunque voglio continuare a provare così a livello mondo 6 con questo boss, perché secondo me posso essere ripagato bene se riesco a buttarlo giù, quindi ci si prova. Ci provo, non mi arrendo, non mi arrendo, quindi. Sì, vabbè, via. Via. Maremma. Via. Via. Ragazzi, ho un'ansia. Ho un'ansia, ma dai. Ok. Posso farcela, dai, posso farcela. Sì. Wow. Non me lo aspettavo, ce l'ho fatta, ragazzi, eh. Non me lo aspettavo. Dove andiamo? Ah, di qui? Ok. Andiamo. Andiamo, vediamo cosa comporta adesso, eh. Non scenderemo a compromessi, perché non esiste. Non esiste minimamente scendere a compromessi qui, eh. Si continua al livello mondo 6. Che bello, che bello. Ah. Ne arrivano un po', guarda. Se non escono le libellule io sono contento, ma non sono molto convinto, perché siamo nella fauna, nella foresta qui, quindi. Quindi. Quindi, ragazzi, quindi possono esserci. Meglio mantenermi a distanza, perché non so cosa. Non so cosa posso trovare al riguardo, quindi siamo tranquilli. Bene. Andiamo avanti, che dite? Voi siete tranquilli? Io non sono molto tranquillo, ve lo dico. Vediamo un po' cosa ho ottenuto. Un po' di armi qui ci sono. Ok. Lasciamo così al momento. Ho un po' paura da proseguire avanti. Andiamo piano, perché non so. Non so. Eccole qui. Sapevo io. Sapevo io, ragazzi. Vabbè. Però aspettate, con questo fucile d'assalto, ecco, abbiamo il ritmo giusto. Abbiamo il ritmo giusto, quindi. Bene così, bene. Sì, bene così. Però. Però. Sono un po' distante qui, eh. Ecco, ora posso. Vai. Siamo rimasti uno contro uno, almeno quello. No, ragazzi, io le ribellule non le sopporto in questo gioco, eh. Non le sopporto minimamente. Vabbè, comunque. Comunque, direi che possiamo, sì, andare avanti sicuramente, però ho del loot da raccogliere, quindi
che poi sia minore o maggiore non mi interessa, tanto smantello per ottenere materiali, su questo non ci piove, non ci piove minimamente, minimamente non ci piove, ve lo garantisco. Andiamo qui? Sì, sembrerebbe che sia la stessa, più o meno la stessa direzione, destinazione, quindi insomma me la gioco. Sì, me la gioco, ci si prova, ci si prova. Poi non lo so cosa abbiamo qui, cioè sto andando nel vuoto più assoluto, ragazzi, sto andando nel vuoto più assoluto. È un po' troppo tranquillo l'ambiente, quindi è quello che mi preoccupa, perché quando è troppo tranquillo poi escono nemici dappertutto, eh. Ecco, chi è questo? Ah beh, certo. Certo. Non è che... non è che possono lasciarmi un po' in pace, no. Però è anche vero che se vogliamo un loot un po' impegnativo e sofisticato, bisogna sconfiggere questi nemici, non con tutti i suoi però amici di contorno, eh. Vediamo un attimino. Sì, vabbè, vai via. Ancora ne escono a bizzeffe qui, ragazzi, ne escono a bizzeffe, ma adesso wow, siamo un po' calmini, eh. Ok, buttato giù, ma mancano, c'è un po' di loot, eh. No dai, la libellula no, vi prego, no dai, la libellula no, possiamo evitarla per un po' di tempo. Ok, ce l'ho fatta, ma ce n'è un'altra. No no, ma ragazzi, a me qui, figuratevi se mi lasciano in pace. Ma dove? Ma dove? Ottimo. Ne abbiamo un'altra, certo. Manda gli altri due. No, meglio che sto zitto, che qui veramente altri due le mandano senza problemi. Via. No, ma cos'è tutto questo bordello, ragazzi? Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando, no, dai. Via. Dai che ho un loot sfrenato da raccogliere qui, dai. Guardate quanta robina, ragazzi. Tutto loot per me? Di leggendario non credo ci sia qualcosa, purtroppo, eh. Non posso pretendere molto, vabbè. Non posso pretendere molto. Allora, datemi un attimino, datemi un po' di tempo, non vi chiedo nulla. Vediamo un po' se ho ottenuto qualcosa di... Non aumenta l'energia, che sinceramente... un po' mi farebbe comodo, eh. Però. Però. Diciamo però. Qui? Bene. Ho ottenuto un po' di cosina. Vabbè, ragazzi, a livello mondo 6 qualcosina si deve ottenere per forza, quindi... cosa abbiamo qui? No, cosa abbiamo? Un attimo. No. Vado avanti per la mia strada, sono sincero. Poi le missioni secondarie possiamo farle con calma. Tanto sono lì, uno ci torna e le porta a termine. Bueno, ok. Che missione questa, ragazzi?
Che missione. Ci metti un po' a ricaricare, però sei un po' lentino a caricare. Sei un po' lentino a caricare ed è per quello che io poi subisco danni. È lì il problema. È lì. Il problema è tutto lì, ragazzi. Ci mette troppo tempo a ricaricare. Vediamo un po'. Che bello, ma cosa vogliono questi? Mi dite cosa vogliono? No, perché sinceramente... Ancora? Vabbè. Ancora, ok. No, no, ma se... Ragazzi, prendiamocela comoda qui, ci mancherebbe, anzi... Voglio dire... Dai, ti vuoi ricaricare che mi serve energia? Oh! Mi occorre lì, via, vai giù, vai giù. Non ti temo, vai giù. Ho detto che non ti temo perché insisti, ok? Vai. Cosa abbiamo qui? Non ho ben capito. Ah, ok. Non è uno che va leggerino questo, eh. Non credo. Non credo sia uno che va leggerino, eh. Anzi. Non gli sto facendo nulla. Qui secondo me devo andare di fucile a pompa leggendario, eh. Proviamo. Insomma. Io dico, insomma, qui, eh. Oh no, il fucile a pompa comunque sta facendo il suo effetto, eh. Il suo sporco lavoro lo sta, diciamo, facendo, quindi, voglio dire. Il suo sporco lavoro riesce un po' a farlo, ma... Ma... Ho un po' di dubbi che me la posso cavare bene solo con il fucile a pompa, ragazzi, eh. Ho qualche dubbio al riguardo, vabbè, però. Via. Ha ancora una barra di vita questo, eh. Io non so a che punto vuole arrivare, ma va bene. Non so a che punto vuole arrivare, ma va bene. Sì, ok. Vabbè, lento nel caricamento, ragazzi. Non posso ricaricare le munizioni con questo tempo assurdo. Comunque, via. No, ma dai. Ma dai. Allora, livello mondo 5, dai. No, no, ragazzi, non posso impazzire, non posso... Non posso impazzire, mettiamo livello mondo 5 e basta. Il loot sarà minore, però andiamo avanti nella missione, insomma. Si va avanti nella missione, almeno quello. Qui mi aumenta... Vabbè. Proviamo. Proviamo. Proviamoci, eh. No, ragazzi, scusate che ho messo livello mondo 5, ma andrà anche un po' a mio discapito, ma al momento sono costretto. Non è che se perdo 2000 volte devo per forza continuare nel livello più difficile, insomma, ecco. Vediamo un attimino qui, vai.
dopo questa missione interromperemo il gameplay, ve lo dico. Ve lo dico, quindi, perché è una missione abbastanza stressante. È un po' stressante, quindi. Ma a mio discapito che prendo meno loot, diciamo, potente, ma non fa nulla. Non fa nulla, quindi. Appena prenderò armi un po' più potenti, tornerò al livello mondo 6. Cosa vi devo dire? Cosa vi devo dire? Via. Via. Ancora? Ancora che mi danno addosso, ma dai. Ancora che mi danno addosso, vabbè. Ancora che mi danno addosso, ragazzi, vabbè, comunque. Comunque. Dai, basta! Non esagerare. No, vabbè, no. Mi arrendo, ragazzi. Se continua così, mi arrendo, eh. Se continua in questo modo, mi arrendo. E rifacciamo da capo, vai. Se, vabbè. La finiamo? Non state esagerando? Secondo me sì, eh. E anche tanto, quindi vedete un po' voi. Vedete un po' voi. Ancora? Bene, voi pensate di comandare, ora questa cosa qui la vediamo subito, insomma, eh? La vediamo subito se pensate di comandare voi. Ora metteremo un po' tutte le cose in chiaro, tranquilli. Allora, ragazzi, io rimetto il mio casco, anche se meno, poi mi dà un po' più vitalità, che mi fa comodo un po' di energia in più, mi fa veramente comodo in queste circostanze. Mi fa comodo, allora perché? Ah, bene, ok, l'abilità ci sta mettendo un po' tanto a ricaricare la sua, va bene. Comunque, ok, andiamo un po'. Via. No, vabbè, ancora. Guarda che ti butto giù, eh. Questa volta vai giù. No, no, questa volta devo andare giù, ragazzi. Non posso stare qui a perdere tutto questo tempo con lui, insomma, eh. No, non esiste. Non è scritto da nessuna parte questa cosa, eh. No, veramente. Non posso perdere tutto questo tempo con questo mostriciattolo da 4 centesimi, eh. Non si. No, ancora. Sono circondato. Sono circondato. Basta. Io direi basta, eh. Beh, direi veramente che si sta un po' esagerando per i miei gusti. Poi ognuno può pensare quello che vuole, ma per i miei gusti si sta un po' esagerando. Si sta tirando un po' troppo la corda. Via. È andato giù? Bene. Avrò meno loot, ma non mi interessa. Anche perché non ho detto che iniziavo subito
molto presto con il livello mondo 6, ragazzi. Quindi ho fatto un'improvvisata, sì, ok, ma non è che ho detto che avrei continuato bene. Ora possiamo rimettere livello mondo 6, che almeno se ci sono altri due nemici da strapazzoli possiamo buttare giù, insomma, eh. Un po' di loot sfrenato, bello, bello, mi garba. Vediamo un po'. Vediamo qui, vediamo lì, vediamo su, vediamo giù, non mi interessa, andiamo. Quindi posso recuperare i componenti che mi servono? Cioè, mi sta dicendo questo la missione in pratica? Siamo arrivati a recuperare i componenti? Ho trovato il blindato. Incredibile. È come l'avevamo lasciato. Ok. Prendi la pompa della ventura. Prendiamola. Devo tornare all'accampamento, non so. Potrebbe. Sì. Bisogna tornare all'accampamento, ragazzi. Sì, sì. Rifugio. Questo ci viene chiesto di fare, quindi questo faremo. Farò. Nel mio caso, farò. Vediamo un po' se partirà qualche cazzin qualcosa. E infatti... poi allentali. Ma dico, non ti ricordi i miei insegnamenti? Insegnamento? Perché mi hai mai insegnato qualcosa, vecchio? Incredibile! Che tipa? Il carattere l'ha sicuramente preso da te. Beh, sembra che siamo in pausa. Hai guadagnato il diritto di sentire tutta la storia. Allora, tanto tempo fa... prima di questo cazzo di pianeta, prima che lasciassimo la Terra, trasportavo gli operai sulla stazione orbitale Caravel. Le fiamme iniziarono a circondarmi, così cercai un'uscita. E fu allora che inciampai e vidi una donna incinta sotto delle macerie. Riuscì a mettere in salvo entrambi. Beh, tutti e tre. Aspetta, eri presente al disastro della Caravel. A tutti i superstiti della Caravel venne offerto un posto sulla nuova Flores e così l'ho rivista. Proprio qui, a Trenchtown. Sua figlia era nata. Una bambina. Si chiamava Channa. E quella mocciosa aveva solo 6 anni quando le hanno ucciso la madre davanti ai suoi occhi. E così l'hai cresciuta. Forza. Il blindato non si ripara da solo. No. Bene, 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 bene. Ragazzi, devo essere sincero, la storia mi sta piacendo. Eh sì, la storia mi sta piacendo molto. Allora. Bella storia la tua, ma sì. Non spiega per quale motivo ci hanno... E infatti. Perché, secondo te, non ho chiesto io di diventare padre in questo posto di merda? Hai idea del tasso di mortalità infantile? Giusto. Però mi sbagliavo. La piccola se l'è cavata alla fine. Chissà. Oh, ragazzi, nella prossima missione andremo avanti, eh. Se non fossi stato un tale bastardo, non sarebbe diventata così tosta da sopravvivere. Sì, vallo a dire a lei. Sarei entusiasta, credimi.
Ok ragazzi, io direi che posso magari continuare anche per fatti miei a smantellare oggetti. Wow, che armature ragazzi, come sono messo bene. Interessante, però, e dico però, sì, questa sarà anche leggendaria, però, insomma, questo cosa fa? Vediamo. A colpo singolo, no, no. Sì, la conserverò sicuramente, ma non. Ecco, facciamo così, va. Allora, ragazzi, io vi do appuntamento per quanto mi riguarda su Outriders. Vi do appuntamento con i prossimi gameplay che arriveranno qui sul mio canale. Io adesso vado a smantellare un po' di oggetti e vado a potenziare qualcosina per poi andare avanti nei prossimi gameplay. Vi ringrazio di cuore a tutti come sempre, ringrazio in primis Coach Media Games per questa collaborazione, per avermi fatto avere il codice per PlayStation 5 per portare avanti questa collaborazione sul mio canale YouTube. Vi do appunto quindi ringrazio Coach Media Games, Square Enix e tutti i miei iscritti sul canale. Vi do appuntamento con i prossimi gameplay che non tarderanno ad arrivare perché veramente mi sto dando molto da fare su questo titolo. Grazie ancora per il supporto a tutti e vi do appuntamento con i prossimi gameplay. Ciao e alla prossima!